Salve, rieccoci insieme per una nuovissima puntata di Sicilia Sviluppo. Quest'oggi orienteremo la nostra argomentazione su quello che è il mondo della danza. La danza che riesce a far dare il meglio di sé ai giovani, ai giovanissimi e ai meno giovani. Oggi abbiamo qui il piacere di ospitare Fabio Dolce, un ballerino e coreografo siciliano, che è riuscito a fare della sua passione la sua non solo ragione di vita, ma potremmo dire l'arte ed il lavoro. Benvenuto. Grazie. Fabio, la sua passione è un po' lontana nel tempo, una passione scoperta quasi per caso. Come ha scoperto, come ha compreso che la danza sarebbe stata la strada della sua vita? Allora, io ho iniziato a ballare a 5-6 anni fra le gambe dei miei genitori, quindi sono stato un po' i miei genitori a lanciarmi sul campo della danza e dell'arte. Ho iniziato con le danze latinoamericane, balli da sala e standard, grazie sempre ai miei genitori che all'età di 11 anni mi hanno iscritto alla scuola di ballo, una delle scuole di ballo più grandi di Palermo dell'epoca, stiamo parlando degli anni 2000. Dopodiché a 16 anni, quindi mio padre, anche lui mi ha iscritto all'audizione dei piccoli danzatori del Teatro Massimo, alla quale sono andato. All'inizio con paura perché non avevo mai fatto danza classica, però mio padre e suo zio mi hanno incoraggiato dicendomi: Fabio, vai, non ti preoccupare, hai la stoffa per farlo. Insomma, diciamo che sono stati gli altri a scoprire il suo talento e a gettarla proprio nel campo. Sì, io sono sempre stato attirato dalle arti, dal disegno, dalla musica, dalla scultura, eccetera, eccetera. Quella della danza era qualcosa di innato che loro mi hanno spinto e mi hanno dato voglia di amare sempre di più e adesso mi rendo conto che in effetti è la maniera con la quale mi esprimo al meglio. Diciamo che hanno seguito inconsapevolmente l'arte maieutica, hanno tirato fuori questa grande passione. Assolutamente. Il suo percorso comincia a Palermo, Teatro Massimo, tra i più grandi d'Europa, ma non si ferma qui, prosegue. No. Arriviamo, prima tappa, a Roma. L'esperienza romana, cosa le ha dato, cosa le ha lasciato? Allora, quindi arrivo a Roma all'età di 18 anni, quindi lascio la famiglia e la Sicilia all'età di 18 anni e a Roma ho integrato la scuola dell'Accademia Nazionale di Danza a Roma e allo stesso tempo la compagnia Astra Roma Ballet con Dianella Ferrara, che era un'étoile dell'Opera di Roma, che mi ha dato il ruolo da primo ballerino nella sua compagnia per uno spettacolo che si chiamava L'Angelo Azzurro, coreografato da una coreografa siciliana, Daniela Megna. Quindi la Sicilia si è rafforzata a Roma per questo spettacolo. Dopodiché, quindi l'Accademia Nazionale di Danza mi ha dato l'opportunità di studiare la danza contemporanea, circo, danza classica. Avevamo corsi di coreografia, di composizione coreografica ed è stato un anno molto molto ricco, solfeggio, abbiamo studiato solfeggio, quindi un anno molto ricco che mi ha dato molte nozioni Insomma, di quella che è danza in stata generale. la pratica su un palcoscenico, comunque la rappresentazione, la danza è stata coadiuvata poi da una competenza e un'abilità acquisita attraverso lo studio, proprio da un punto di vista didattico. Sì, assolutamente. Mi hanno anche dato l'opportunità di ballare per un film sulla vita di Clady. Ho partecipato a questo film come uno dei pochi ballerini, nel film a parte Clady, ovviamente. Questo è stato il trampolino di lancio per passare da Roma a Parigi. Parigi, mondo nuovo, possibilità differenti. Qual è stata l'esperienza che ha avuto modo di fare, di cumulare e di tenere per sé? Allora, non sono arrivato subito a Parigi, ma sono passato prima da Cannes, dalla Costa Azzurra, alla compagnia Cannes Jean Ballet de Rosé Hightower, che era una grande étoile francese. E sono stato in questa scuola sotto la direzione di Monique Lhuillier, che è una delle mie preferite étoiles dell'Opera di Parigi, che mi ha dato tanto. Per 2 anni siamo stati insieme. Tra l'altro il complimento più grande che io abbia mai ricevuto è stato da Monique Lhuillier che mi ha detto, ballavo un passadue di Jean-Christophe Maillot, che è il direttore coreografo del balletto di Monte Carlo. Mi ha detto, Fabio, non sai quanto mi sarebbe piaciuto ballare questo passadue con te. E lì è
È stata la mia gioia più grande da ballerino, penso, perché è una ballerina che ho ammirato molto, che ammiro tutt'oggi e che ringrazio per tutto quello che mi ha dato. Una grande tecnica, una grande forza di volontà. Mi ha insegnato che se vuoi e se ti impegni puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Quanto è Grazie, Monique. importante avere dei modelli da seguire, come nel suo caso questa Etoile, che è stato un po' il faro. Molto importante perché da ballerini abbiamo bisogno di quello che noi chiamiamo maître de ballet, quindi un maître, un po' come le arti marziali, un po' come gli artisti in generale hanno sempre voglia di essere introdotti in uno stile. E Monique è stata molto importante perché lei quello che mi ha dato è stata musicalità, che è molto importante per i ballerini, che sia nella danza classica, contemporanea, la musicalità del corpo e giocare con la musica. A parte la tecnica, come dicevo, tecnica di danza classica, soprattutto danza classica. Per un ballerino quanto è importante avere contezza ed appropriarsi del proprio corpo, sentire il proprio corpo mentre si balla. È molto importante, è fondamentale per due ragioni. Una, quella di non farsi male. Più conosciamo il nostro corpo, più evitiamo incidenti, eccetera, eccetera. E la seconda è per dare opportunità allo spettatore di vedere chi sei attraverso la danza. Quindi non è soltanto una questione di tecnica e di conoscenza del proprio corpo per la tecnica, indubbiamente ne fa parte, ma è anche poter utilizzare il nostro corpo a nostro vantaggio per dare al pubblico un'emozione, per fargli capire chi sei. Quindi nonostante i pezzi che stai ballando, rimanere sempre Fabio Dolce, rimanere sempre chiunque esso sia. Come si fa a interpretare un ruolo altro rimanendo se stesso, ma ogni volta, ogni performance è diversa e trasmette emozioni differenti al pubblico che devono essere, come comunità interpretanti, capaci di recepirla? Quello che ci vuole è essere sinceri con se stessi e col proprio corpo. Come dicevamo poc'anzi, la conoscenza del proprio corpo è fondamentale perché più riusciamo a controllare la punta del mignolo, più riusciremo a essere precisi nel movimento che stiamo offrendo allo spettatore. E quel che ci vuole, come dicevo poc'anzi ancora una volta, è essere sinceri con se stessi e trovare il proprio io nel personaggio che si vuol far fuoriuscire per la coreografia domandata. Quindi una parte del sé Sì, c'è sempre e ci deve comunque. sempre essere, perché altrimenti diventiamo schiavi della nostra tecnica. Personalmente non è quello che ricerco in quanto artista interprete. E la tecnica non è emozione. La tecnica non è emozione, va studiata, ma bisogna servirsi della tecnica per proiettare il proprio personaggio, il proprio io, se stessi. Dopo questi 9 anni trascorsi in una grande scuola, grande patrimonio esperienziale, un altro lancio. Adesso dove siamo? Allora, adesso, quindi dopo Cannes, per dire brevemente, sono andato a Nancy, dove ho fatto questi 9 anni di cui parlavi, nella compagnia Saint-Saëns Ballet de Lorraine, che è la compagnia nazionale del balletto della Lorena in Francia, al nord-est della Francia. E sono stato 9 anni in questa compagnia dove ho avuto l'opportunità e la chance di ballare per coreografi di fama internazionale e mondiale e di ballare coreografie come William Forsythe, Georges Balanchine e tanti altri. Dopo questi 9 anni, che mi hanno dato l'opportunità anche di coreografare, quindi iniziare il progetto da coreografo, creare per la compagnia del Saint-Saëns Ballet de Lorraine, mi hanno dato voglia di iniziare a intraprendere il mio ruolo privato, quindi ballare col mio nome, ballare, dare un po' di più della mia persona ai miei fan, alla gente che mi seguiva in Francia, ai miei amici che mi supportano tanto, che siano artisti e non nella mia famiglia. Quindi dare un po' di più di me nelle mie coreografie e nei miei balletti. Adesso sono coreografo e ballerino freelancer basato a Londra, però lavoro fra Inghilterra e Francia, quindi non ballo, non mi, non, Non esercito la mia professione soltanto a Londra, ma ho un piede in Francia e un piede in Inghilterra, Insomma, per un po' fortuna ne ovunque. abbiamo due. Sì. Poco fa ha fatto cenno al fatto di dare se stessi nel ballo.
Questa è la personalità del ballerino, ma la personalità di Fabio ha fatto del dono anche ben altro. Ha donato la sua arte e la sua esperienza ai meno fortunati, o meglio, a chi mostra una diversa abilità. Parliamo dei diversabili psichici. Lavorare con loro più che lavorare, donarsi a loro, ballare con loro per far esprimere e tirar fuori ciò che hanno dentro. Quanto è stato importante? Molto, è stato molto importante perché è stato a partire da questo momento che ho iniziato a vedere anche la mia danza da artista, da ballerino, in maniera diversa e più umana, perché mi sono reso conto che ballare con gente di abilità diverse e far fuoriuscire la loro personalità mi ha emozionato tanto, mi ha toccato tanto e mi ha dato una chiave per ancora una volta, come citavamo poc'anzi, per liberare noi stessi dalla tecnica e riuscire a far uscire la parte più umana di noi artisti. Quindi il fatto di lavorare con gente che soffre di anoressia, che ha tentato il suicidio, bambini, stiamo parlando di 7, 8, 12 anni, e vederli esprimersi tramite il linguaggio del corpo mi ha dato forza, è stata una fonte di ispirazione. Beh, è una scelta forte, perché l'ha fatta? In fondo la sua carriera, la sua personalità, perché proprio questa esperienza che è sicuramente altamente formativa, sul piano umano, ma perché? Perché il mio scopo oggi come oggi è quello di sensibilizzare la gente all'arte e per farlo abbiamo bisogno di ispirazione e questa ispirazione che è data dalla gente con diverse abilità è un tesoro unico, che non, gente tra virgolette normale, cos'è la normalità, ma ancora ci stiamo studiando, che non si vince così facilmente perché abbiamo troppe barriere. La gente che ha avuto problemi psichici spesso le barriere sono rotte da questo esaurimento, da questa voglia di evadere il mondo in cui viviamo oggi. E quindi, non essendoci più questa barriera, si evince il loro stato primitivo, che è quello L'arte non che vuole barriere, l'arte non qualunque vuole tipo di barriere. arte, e la sua esperienza lo dimostra. Se lei Assolutamente. dovesse poter dare attraverso il nostro programma un consiglio a chi desidera intraprendere questa carriera, ma non ha la forza caratteriale, non ha la disponibilità, perché dico, è anche un percorso che ha il suo costo sicuramente, cosa può fare? Deve demordere o proseguire? Assolutamente no. Io sono stato molto aiutato dai miei insegnanti, che siano qui a Palermo, che siano stati a Roma o in Francia. Se voi credete in voi stessi, qualcun altro crederà in voi e vi aiuterà. A parte, in effetti, il mestiere da ballerino è un mestiere costoso perché ballare costa tanto, però se lo si vuole fare, la gente aiuta e gli insegnanti bravi sanno riconoscere la voglia e l'amore che c'è per la danza e sono anche vogliosi di aiutare gli artisti di domani. Quindi saranno pronti anche a darvi quello che sanno e a comunicarvi quello che hanno appreso anche senza riscontro monetario. Roma, Londra, Parigi, ma il desiderio di Palermo, che ruolo ha nella sua vita? Il desiderio è quello di tornare per cercare di portare la mia esperienza, quello che tutti questi insegnanti che ho avuto la fortuna di incontrare mi hanno trasmesso, e cercare di portarla nella bellissima Sicilia, nella città di Palermo, che è una grande città, oggi capitale della cultura, della quale sono molto fiero perché sappiamo come Palermo può essere una città dura, una città dove si deve ancora agire per diffondere l'arte, per diffondere la cultura e soprattutto la cultura contemporanea, perché noi abbiamo un patrimonio classico, barocco, normanno, arabo-normanno, che è uno dei patrimoni dell'UNESCO più grandi che ci possono essere al mondo.
Però l'arte contemporanea ho l'impressione che sia ancora un po' sottovalutata, e il mio compito, sento il dovere di tornare per innestare un po' questa cultura che è quella dell'arte di oggi, dell'arte moderna, ovviamente che parla anche dell'arte siciliana, sicula, che ancora una volta abbiamo un patrimonio immenso, quindi mi piacerebbe combinare l'arte Creare. contemporanea, creare il ponte fra l'arte nostra siciliana e l'arte contemporanea. Un grande sistema educativo, proprio nel senso di educere, di condurre a questa nuova visione dell'arte, sicuramente importante. A noi non resta che augurare un grossissimo in bocca al lupo a Fabio Dolce e lo Crepi. attendiamo a braccia aperte nella nostra Palermo, che possa portare una ventata di novità, partendo da quella che è la nostra tradizione, che non va sicuramente dimenticata. Assolutamente. Grazie tante.